Argenta è uno dei luoghi in cui appunto si combatte per la liberazione, un territorio davvero martoriato dai bombardamenti, teatro di battaglia. Questo era il municipio di Argenta durante la guerra. Faremo una passeggiata e vi mostrerò che cosa ha causato la guerra al nostro territorio. Venne ucciso il 7 maggio, lo prelevarono i fascisti da casa sua, lo picchiarono a morte, successivamente lo portarono in campagna e gli spararono. Don Giovanni Minzoni, la sua volontà era quella di poter insegnare ai giovani ad essere forti e liberi, perché sentiva che la democrazia in un qualche modo era minacciata. 1944, nell'autunno, i tedeschi si installano ad Argenta e iniziano a preparare il campo trincerato. Fermano le idrovore, rompono gli argini dei fiumi. I 625 soldati caduti durante le operazioni anfibie nel territorio. Questa è la vittoria croata, la più alta, una efficienza militare dell'esercito britannico. Gli inglesi dicono che siamo i migliori giardinieri del mondo, noi italiani. Là in fondo, dove c'è la ciminiera, che immagino non si riuscirà a vedere, c'è Campotto, e questa è la Valle Santa. Il sacrificio di Argenta, medaglia d'oro al valor civile, medaglia d'argento al valor militare. L'ultimo che venne ucciso è un ragazzo di 18 anni e mentre gli venne sparato nella testa, la madre dalla finestra vide il dramma che si stava consumando e fu una scena straziante. Perché queste cose non accadranno più solo se ci sarà viva nella coscienza di tutti noi una partecipazione democratica, la democrazia. Tu puoi votare quel partito, quell'altro, quel movimento, eccetera, puoi fare quello che vuoi, ma devi avere la possibilità di dire come la pensi. Perché se non c'è una coscienza critica, la capacità quindi di ragionare e di capire, allora la scuola cosa serve? Grazie.